Un programma di qualità, conferenze e artisti affermati all'interno del panorama internazionale. Torna dall'11 al 13 giugno la 12esima edizione di Centrale Festival, la rassegna di eventi sulla fotografia e l'arte contemporanea, a cura di Luca Panaro e Marcello Sparaventi. Cresciuta negli anni, l'iniziativa ha interessato in particolare alcuni spazi storici di Fano, come la Rocca Malatestiana, diventata luogo simbolo della manifestazione. I protagonisti quest'anno saranno 20 giovani under 30 scelti da 5 curatori che riempiranno con le loro opere le celle della Rocca. A questa proposta si affiancheranno altre esposizioni dedicate alla fotografia e alla videoarte. Poi abbiamo uno special guest che è dedicato a Ugo La Pietra, un architetto di rilievo internazionale che ha svolto alcuni suoi progetti dedicando attenzione alla fotografia. Poi avremo il progetto Zenato Academy, una cantina di Peschiera del Garda che praticamente ogni anno realizza dei progetti artistici dedicati alla fotografia e alla loro attività nel settore del vino. In programma anche due mostre esposte in precedenza a Milano. Si tratta di Dove vado quando dormo di Pietro Belotti, che vede come protagonista il video di un dado a sei facce che viene agitato in un bicchiere, e della mostra intitolata Il bianco brucia il tempo, a cura della scultrice Antonella Sabatini e del fotografo Silvano Bacciardi. Inoltre, uno schermo sarà dedicato ad The Round Centrale Festival con i progetti realizzati nel periodo del lockdown in tutta Italia e all'estero. Tutte le informazioni con l'elenco completo degli artisti e delle iniziative è disponibile sul nostro sito occhioallanotizia.it. Ci sarà un'anteprima molto importante sabato 29 maggio e saremo a Pesaro allo Spazio Bianco gestito dalla Fondazione Arti Visive Pescheria, dove faremo vedere uno degli ultimi progetti di Centrale Fotografia che saranno in mostra appunto a Pesaro allo Spazio Bianco e al Caffè Centrale di Fano, che è la sede della nostra associazione.